realtà vorrei parlare anche di... Forse loro no, poveracci. Scusate, quando morite fateci un cenno. Io volevo parlare anche di uno dei grandissimi temi che sono nel libro, che è il lavoro di cura come opposto al lavoro produttivo. In particolare tu citi un articolo in una rivista femminile degli anni 60 che immaginava questa casa divisa in due parti. Dai, lo leggiamo se vuoi. Leggiamo, Finisci la era domanda, molto vai bello. con la domanda, poi io lo leggo. Praticamente abbiamo il... Beh, non lo annuncio perché poi lo leggiamo, quindi lo vedrete descritto meglio, ma fondamentalmente c'è questo sogno di una collettivizzazione del lavoro di cura, che poi non è arrivata in qualche modo, però era un sogno molto bello, mi piaceva tantissimo che tu lo ricordassi e forse era una possibile soluzione a questa cosa del torno a casa e ho anche le mie cose di cui occuparmi, la mia famiglia, i miei spazi e voglio farlo, ma allo stesso tempo non ho l'energia di farlo. E quindi o subappalto questo lavoro di cura o rimane non fatto, eppure una terza strada si può immaginare in qualche modo. Quindi se vuoi leggerci quel pezzettino mi era piaciuto Sì, moltissimo. grazie. E dico ancora una cosa su questo.